Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono LB Makeup Love. Come sempre, prima di lasciarvi al video, vi invito ad iscrivervi sul mio canale, a lasciare un pollice in su e ad attivare la campanellina. Allora, ragà, oggi vi voglio far vedere, mostrare all'azione come si comportano loro i lip in cheek di Astra, la nuova uscita proprio che è uscito il giorno di San Valentino, e vi farò vedere anche loro le due colorazioni di Madame Lipstilo nella versione matte. Io ho acquistato sia il numero 1 che il numero 3, invece dei lip in cheek li ho acquistati tutte e 5. Vi dico ovviamente che come blush utilizzerò solo un colore, però poi ve li farò vedere tutte le colorazioni applicate sulle labbra. Ovviamente, raga, vado ad utilizzare tutti i prodotti Astra. Raga, vedete, sono veramente super pallida con il cortisone che ho usato, la crema al cortisone che ho utilizzato mi ha sbiancato più di quando ero già bianca. Vabbè, vado ad utilizzare come base primer l'olio, il Ritual Gold Serum Oil. Vi dico, raga, che questo io lo amo, costa veramente poco. Io l'ho sempre utilizzato come base, perché avendo la pelle secca, questo qui è veramente ottimo. È uno dei pochi oli per il viso che non rimane unto sul viso. Io questi qui, raga, quanti ne ho acquistati? Poi diciamo che mi sono fermata, perché poi sono usciti altri oli, quindi provo sempre prodotti e poi ripeto, come già avevo detto un po' di tempo fa, poi quello che effettivamente mi piace lo vado ad accantonare. Però in questi giorni di pelle super secca per via della dermatite reazione allergica lo sto veramente utilizzando tantissimo. Sugli occhi, raga, non farò nulla. Nulla di che, farò giusto un eyeliner sfumato, quindi faccio subito la base. Vado a utilizzare come correttore correttivo lui il Long Stay Concealer nella colorazione 4W. È una colorazione perfetta, abbastanza aranciata, proprio per correggere le occhiaie. Allora vi dico che fino a qualche anno fa, sì, vi dico qualche anno fa, io lo utilizzavo quel correttore. Stavo prendendo un pennello pulito per il correttore. Dicevo, quel correttore fino a qualche anno fa, quando ancora non avevo il contorno occhi super secco, lo utilizzavo tranquillamente come correttore nella colorazione 2, la 02. Però poi vi dico, sarà perché il mio contorno occhi è diventato super secco, ma non lo riesco più a utilizzare, raga. Cioè, non che non lo riesco più a utilizzare, non mi piace, mi segna. Quindi mi evidenzia ancora di più la secchezza del contorno occhi. Però come correttore correttivo, cioè, direi, raga, che fa un ottimo lavoro. Come, vabbè, fondotinta, raga, sapete che il migliore di Astra, o migliore, che poi quanti fondotinta ci sono? 3 o 4? Questo è quello che mi piace di più, il The Universal Foundation nella colorazione 303 N. Lo adoro, voi dite, sicuramente starete pensando, hai messo una base, un primer, tra virgolette, oleoso e poi metti questo fondotinta idratante. Sì, raga, vi dico che insieme non danno problemi, anzi, non dà quell'effetto di unto. Lo adoro. Cioè, si stende veramente. Io lo adoro questo fondotinta. Il problema è che lo volevo ricomprare, sempre la stessa colorazione, però il problema è che il 03 non si trova. Cioè, secondo me una delle colorazioni più vendute. Beh, la mia voce stamattina, raga, bellissima. Vi ringrazio per i messaggi appunto che mi avete lasciato sotto il video appunto Olla, dove appunto vi aggiornavo sulla mia situazione del viso. Ci sono stati in farmacia e
vi dico, vabbè, io scioccata, vabbè, mi ha ridato i soldi, cioè, i soldi indietro, mi ha fatto un buono per acquistare altro e mi ha detto: ci scusi, non lo sapevamo, cioè non è mai successo così, colà le solite cose. E lei ovviamente poi mi ha detto come immaginavo, ma pure tu potevi controllare e portarcelo subito e no che l'hai utilizzato, pure, vabbè. L'importante, raga, vi dico che per fortuna la mia pelle non ha più nulla, perché se avevo una reazione magari diversa, diciamo più importante, con cicatrici e quant'altro, sicuramente non gliel'avrei fatta passare liscia, assolutamente. Non esiste questa cosa. Quindi, però, diciamo che sicuramente non andrò più in quella farmacia, andrò appunto quella dove vado solitamente, perché da quella farmacia più di farmaci non acquisterò, non mi fido più. Anche se questa farmacia dove appunto mi ha venduto il prodotto scaduto fa sempre degli sconti belli, però niente. Allora, fondo tinta messo, come correttore, raga, vado ad utilizzare questo qui della linea Pure Beauty nella colorazione 02. Vi dico che questo correttore bello, mi piace, però l'unica cosa che non copre tanto, però quando voglio magari una base leggera come questa, diciamo che questo correttore è ideale. La colorazione è un po' giallina, penso che si vede dalla fotocamera. Non lo so perché, raga, ogni volta che applico questo correttore, sempre quest'occhio non dico che mi lacrima, però non lo so perché. Eppure non ho quel fastidio di bruciore o altro, però sempre su quest'occhio. Vabbè, allora, ovviamente Astra non ha fatto nulla di bronzer in crema, io voglio fare comunque una base in crema, però diciamo, vabbè, dicevo, nel senso, un prodotto da contouring barra bronzer liquido, quindi vado ad utilizzare questa palettina che contiene sia 2/3 correttori correttivi e due cialdine in crema per fare bronzer barra contouring. C'è una tonalità, questa qui, che metterà fuoco, allora, ok, che è abbastanza neutra, e poi c'è questa tonalità più scura che direi che è piuttosto caldina. Vi faccio, guardate, neutra e più calda. Ovviamente io andrò a utilizzare, io le salviettine, vabbè che non ce l'ho a portata di mano, andrò a utilizzare quella più neutra. Utilizzo sempre, ultimamente sto applicando, raga, questi prodotti in crema per fare bronzer barra contouring con il pennellino da correttore, riesco a essere più precisa. Dà fastidio quest'occhio, vabbè. Oggi, raga, mi dedico tutta la giornata a registrare più video possibili. Vabbè, questo qui vedete. Oddio. Momento di che mi sta proprio per lacrimare. Vabbè, dice, vabbè, questo video lo vedrete sabato. Però perché io, come vi avevo anticipato, io da lunedì inizio a lavorare e le prime 2 settimane sarà veramente, oddio quanto ne ho messo, vabbè, a tempo proprio un full time, quindi dalla mattina fino alla sera, quindi potete immaginare, non voglio assolutamente tenere il canale scoperto. Quindi oggi
mi voglio registrare i video, anche i tuoi video per la prossima settimana. E se riesco domani registrare altri video per l'altra settimana ancora, ma non credo perché ho da fare anche altre cose, però vabbè, ci provo. Speriamo, raga, che diciamo questa nuova avventura che da lunedì andrà bene. Non mi vedete entusiasta per il semplice fatto che, nel senso, devo stare attenta come parlo perché magari posso far sembrare come una persona che non vuole, lavorare. Nel senso, mi sono, diciamo, accontentata, non è un lavoro che volevo ritornare a fare. Poi vi dirò, raga. Bene, perché io la prossima settimana farò prima diciamo un corso formativo e poi dalla seconda settimana di marzo sì, dovrei cominciare a tutti gli effetti. È una cosa che non volevo fare, cioè non che non volevo fare, non volevo e basta. Però purtroppo, raga, ho 36 anni, purtroppo io mi sono fermata al terzo superiore, quindi non ho un diploma. Quindi purtroppo per le aziende, per le varie agevolazioni che dà lo Stato, se non hai un diploma vuol dire che sei ignorante e che non puoi lavorare. Ed è una cosa veramente che ce l'ho qui, raga, credetemi, perché non è normale. Sì, magari è vero, avere un diploma serve, però non è detto che uno non ha un diploma ed è ignorante. Quindi diciamo che era l'unico lavoro che... diciamo, permette anche senza avere un diploma, però, raga, vabbè, comunque, queste sono appunto le 5 colorazioni dell'Hip in Chic. Vi ho già fatto i vari swatches, però ve li voglio rifare. Allora, io oggi stranamente vi dico che andrò a utilizzare la colorazione rosata. Sì, lo so, non è da me, però lo farò oggi, lo farò per voi, raga. Allora, li sto adorando, raga, li sto utilizzando tutti i giorni questi, vabbè, blush, oddio. Di più sto utilizzando il numero 3, ve l'avevo già detto, che è uno dei colori che adoro, e anche il numero 5. Sempre raga come blush, perché come rossetti, tinte labbra, ora lo vedrete, ve li mostrerò applicati sulle labbra, sono colori per me importabili, cioè non è... No. Allora, 1, 2, 3, 4 e 5. Io andrò a utilizzare il numero 1, il numero 1, sì? No, il numero 2, scusatemi. Allora, io ho il correttore che è sempre... nell'occhio e vi faccio vedere, raga. Allora, prendo un attimo un pennello. Allora, questi blush vi dico da ormai sono già 5 giorni che da domenica che li sto testando. Vi dico che sono abbastanza pigmentati e ho notato la prima volta ho messo, diciamo, l'ho applicato prima da una parte e poi dall'altra e ho sfumato appunto prima da una parte e poi dall'altra. Che cosa succede? Vabbè, un mio solito giro di parole. Che cosa succede, ragazzi? Perché questi blush si fissano immediatamente, quindi il tempo che si sfuma da questa parte, dall'altra parte già si è fissato con i famosi due pallini. Quindi nulla. Ok, non è da me, raga, questo colore, però vi dico che sfumato bene, niente, non è niente male. Il numero 1 invece è questo fucsia. Diciamo che l'ho provato ad utilizzare
facendo tipo quell'effetto ombrea, quindi dal più scuro al più chiaro. Così, sì. Però guardate, raga, cioè, come si sfuma veramente bene. Hanno un finish, come vedete, matte, anche se ancora del tutto non si è asciugato. Però una volta che... Ok, i capelli non li voglio pittare. Però vi dico che una volta che si sono asciugati, si è asciugato, non si muove più, raga. Rimane veramente lì fino a quando non ci si strucca. Metto un altro po'. Per dire, questo qui, il numero 2, essendo comunque un colore abbastanza chiaro, bisogna fare due passate, tra virgolette. Ma solo con questo, raga, perché beh, io ne metto veramente poco, ho la paura di fare danni, però gli altri sono veramente super pigmentati, eh. Non lo dico tanto per dire, sapete che io do sempre recensioni e opinioni oneste, non dico tanto per dire, anche perché non ci guadagno nulla a dire una cosa per un'altra. Quindi, allora, non lo so perché qui, l'ho notato anche voi, cioè, qui si, con diciamo una passata e mezza, colore pieno, qui no. Sembra che fa un po' macchia. Vabbè. Meno male che avevo appena detto che non fa macchia. Vabbè. Già. Sono scesa un po' sotto. Allora, provo a picchiettare anche qui. Ora sì. Ok. Sì. ID, raga? Sì, dai, dai, dai. Questo colore, raga, è molto simile al... Ora lo prendo. Al numero 11, sempre dell'Hypnotize. È molto simile, eh? Sì, allora, qui lo vedete voi, raga. Allora, o non avrò steso il fondotinta, o bene, o sarà stata... La crema che ho sotto, che ho messo una crema abbastanza pesantuccia stamattina, però vi assicuro, ragà, che le altre volte non ha fatto male, raga. Anche perché nel video, appunto, nell'ultimo video ho la colorazione numero 3 e se vedete non c'è traccia di macchia o roba varia. Secondo me sarà, può essere anche il pennello. Però vabbè, raga, l'avrò steso io male sicuramente. Però io non ho messo neanche il mascara bene. Vabbè, questo appunto è il numero 1. Ve lo faccio vedere sulle labbra. Il numero 2, scusatemi, ve lo faccio vedere sulle labbra. Però, raga, io non. Cioè, ora vedrete, non è un colore che posso portare io sulle labbra. Allora, cioè raga, guardate, mi smura proprio. Allora, magari prima, anni fa, che ero bionda, io prima raga ero bionda, ma proprio quel biondo veramente quasi bianco. Magari questi colori più freddini, sì, però ora no, raga, non mi piace. Poi oggi, stamattina... Io solitamente, raga, faccio la tinta alle sopracciglia. Solo che ho cambiato la marca appunto della tinta per le sopracciglia. E il castano chiaro sembra quasi nero. Quindi mi dà ancora più scura oggi. Vabbè. Questo è il numero 1. Questo colore, raga, sta da Dio, che appunto è bionda, che ha una carnagione più abbastanza chiara, però... Sono abbastanza confortevoli, raga, non si sentono sulle labbra. L'unica cosa, come vi ho detto anche nell'ultimo video, dopo un paio d'ore, non dico che seccano,
però segnano, ok, che per me è diverso da seccare a segnare. Sembra, secondo me, la stessa formula dei vecchi, la vecchia formula dell'ipnotize, perché i nuovi, che io adoro, l'unica cosa che sono scomodi, hanno una formula un po' più liquida perché contiene acido ialuronico. Quando lo si applica devi almeno stare immobile per 5 minuti perché sennò si sposta, però una volta che si asciuga veramente quelli top. Allora, tolgo il numero 2 e vi faccio vedere le altre colorazioni applicate, così metto anche il mascara. Allora, tolto, vado a fare un po' gli occhi. Oddio, vado ad utilizzare l'ombretto sempre di Astra, la colorazione numero 10, ovviamente nero, e vado a ricreare un eyeliner sfumato, giusto? Così, questi ombretti, cioè questi ombretti, ho solo un ombretto di questa linea. Questo nero è veramente pigmentato e non è neanche polveroso, che solitamente i neri, quando sono super pigmentati, sono veramente super polverosi e fanno un fallout, mamma mia. Però questo no. Vabbè, ragazzi, si vede che saranno un paio di settimane che non faccio più un eyeliner sfumato con l'ombretto perché ho perso proprio la mano, cioè proprio storti. Vabbè, comunque, come mascara vado ad utilizzare ovviamente il Subliminal volume 2. L'unica cosa, volume 2, Subliminal 2.0, vabbè. Vi dico che non lo sto amando più, perché questo qui, nonostante io lo abbia aperto da 2 mesi, è il secondo. La formula si è seccata veramente tanto, però infatti gli appiccica subito le ciglia. Vabbè, qui raga, ho perso un ciuffetto di ciglia. Vabbè, l'ultima volta che feci un look che pubblica il giorno di San Valentino, avevo le ciglia finte di Primark con una banda veramente super, ve li feci vedere, larga, che nel toglierli, io di solito le ciglia finte non le vado a togliere così, come vedo molte persone, secondo me no, perché poi si rischia di fare danni. Avevo, raga, ve lo giuro, avevo, io di solito li tolgo, che vado prima a mettere un po' di, vado a bagnare, ok, ce la farò, un cotton fioc in uno struccante bifasico, e poi vado a passarlo proprio sulla banda in modo che la colla si scioglie. Sì, però poi nel toglierlo, raga, mi sono trovata le ciglia attaccate. Vabbè, mai più. Cioè, raga, guardate quello che vi dico. Non, vabbè, io lo sto mettendo perché volevo utilizzare solo prodotti Astra, però non lo so se è perché magari le mie ciglia sono diventate sfigate, però, o perché si è seccato, ma non lo riesco più a utilizzare. Infatti, dopo aver finito di girare il video, lo butto, raga, perché non riesco. Cioè, sento proprio che nel lavorare il mascara faccio proprio fatica. È diventato troppo pastoso. Cioè, guardate. Non uso quel termine, però veramente brutto. Vabbè. Vabbè, messo, anche se, ripeto, non mi piace. Allora, vi faccio vedere adesso le altre colorazioni applicate. Il 2 ve l'ho già fatto vedere. Adesso vado con il numero 1, che è quello rosa eccentrico, no, brutto, non mi piace questo colore. Oddio, raga, non mi sforzo neanche di applicarlo bene, perché
Ma mi ci vedete con questo colore? No, dai. No. Sicuramente, raga, vabbè, a parte i colori e roba varia, l'applicatore, faccio vedere da vicino, vedete, è diverso dai classici Hypnotize. Permette comunque di metterlo con più precisione, nonostante, cioè, io il rossetto non lo so applicare bene, però tutto sommato, raga. Vabbè, quindi questo è il numero 2, raga. Ora io vi aspetto giù nei commenti, raga. Voglio sapere cosa ne pensate con questo colore sulle mie labbra. Non ditemi che mi sta bene, raga, perché tolgo subito, no. Cioè, raga, no, 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 no. Vado con numero 3. Vedete, stinge un po', perché si fissano subito, raga. Cioè, anche il numero 3 è carino, sì. Lo metterei, diciamo, come rossetto, però non così messo a colore pieno. Lo andrei un po' a sfumare, magari contornare con una matita un po' più scura, magari metterlo giusto al centro, perché è un colore messo così che non mi piace. Allora, questo appunto è il numero 3. Ripeto, raga, questo per me, ora vedrete le altre colorazioni, perché a partire, ripeto, da questa colorazione già iniziamo a vedrete delle tonalità molto molto eccentriche, che ripeto non sono portabili secondo me. Questo, beh, ancora, ma gli altri no. Però ripeto, qui lo vedete ancora un po' lucido, ma perché ho dato un ritocco che l'avevo messo male. Però si asciugano subito, sono guardate, almeno la parte che non si è ancora asciugata, cioè si fissano subito. Io non ho fatto un test tipo averlo portato tipo 7-8 ore. Io quando è stato domenica, sì, che l'ho applicato, l'ho tenuto sì o no 2-3 ore, però quei 2-3 ore comunque ha retto giusto un po' qui, è andato via, però lo fanno tutti i rossetti. E ora, raga, tenetevi pronti per la colorazione 4 e 5. Cioè, raga, questo è il numero 4. Ora ditemi, raga, ma è importabile? Cioè, secondo me, come già appunto vi ho detto nel video haul, questi nascono come blush e gli hanno dato quel tocco di, diciamo, doppio utilizzo da poterlo utilizzare anche come tinte labbra, ma i colori sono importabili. Cioè, ok, sì, l'1, il 2, anche il 3, anche se per me l'1 no, però magari per chi ama, è amante dei rossetti sul rosa, diciamo che quello è un po' portabile, ma da questo il 4 dovete vedere il 5, ragazzi, come si fa? No, cioè, no, per me, ripeto, tutte e 5 saranno utilizzati da me solo ed esclusivamente, scusatemi, come blush, esclusione del 3, giusto, ripeto, sfumato e altro. Però infatti li ho già messi dove ho i blush liquidi, non reparto rossetti. Vi faccio vedere il 5, raga, il 5 è ancora più esagerato. E questo, raga, è il numero 5. Cioè, un color aragosta. Cioè, no. Però ripeto, questo è sempre un mio parere, perché vedo comunque che ci sono persone che comunque amano queste colorazioni, però
me no. Come formula, ripeto, sono carini, sono i classici Hypnotize, anzi, forse sarà perché comunque sono colori particolari, però hanno, noto che hanno un colore un po' più pieno. Si asciugano subito, ripeto, e ora sto aspettando che si finisce di asciugare, vi faccio vedere la prova stampo che non trasferisce, però carini come idea, veramente bella. Io, almeno per me, raga, perché sono amante di blush liquidi in crema, quindi per me questa è una delle migliori uscite che ha fatto appunto Astra nell'ultimo periodo. Quindi top, bella, bella, bella. Di rossetti che ora ve li farò vedere, le due colorazioni. Non andrò ad acquistare gli altri colori perché se non erro mi sa che sono o 6 o 7. No, sì, sono. Erano gli unici due che mi attiravano, anche se poi il 3 è una colorazione che non tanto mi. Ecco qua. Vabbè, qui dove ancora non si è ancora asciutto, però. Vabbè, qui rimane il puntino, però dove ancora non si è asciugato, però. Ok, ora sì. Guardate, raga, vabbè, qui, raga, oggi mi sono trovata la mano nella porta, tanto per cambiare. Però, vabbè, come vedete, non trasferiscono. Qui, raga, semplicemente, ripeto, avete visto, era ancora un po', umido, però, ok. Niente, raga, si è già asciutto. Devo provarli, se sono come gli altri, appunto, Hypnotize, sì, durano, però se si inizia a mangiare qualcosa di più oleoso, vanno via. Però, ripeto, belli. Poi costano 7,50 euro, veramente è un prezzo bassissimo. Come blush sono la vita. Se volete vedere le altre colorazioni, fatemelo sapere, appunto, applicati come blush, che lo farò in qualche altro video, anche se. Se riesco oggi voglio girare anche il video dove appunto vi faccio vedere all'azione alle altre novità perché raga vabbè allora tolgo questa e vi faccio vedere le due colorazioni dei rossi. Allora vi faccio vedere subito il numero 1 come vi ho detto purtroppo mi è arrivato rotto però comunque si può applicare lo stesso. Anche questi, raga, sono super confortevoli. E sono particolari perché sono cremosi, ma nello stesso tempo, raga, si fissano, hanno un finish completamente matte. E sembra come se addosso, non ho, addosso sulle labbra non ho nulla, però. Spero che vanno ad ampliare le altre colorazioni perché, ripeto, le altre non mi attirano, vabbè, c'è il classico rosso, ma ho già troppi rossetti rossi che non uso, li uso solo in alcune occasioni. Però se vanno a me a fare qualche marroncino, perché di marroncino non ce ne sono, raga. Io pensavo che era il numero 3, ma no. Allora, raga, guardate come si applicano. Purtroppo non riesco a essere precisa perché si muove, raga, perché è rotta, però vabbè, non l'ho messo bene. Però, raga, bello questo colore. Ripeto, non amante da colori rosati, però è carino perché tende più su un color salmone. Però, bello, vabbè, è inguardabile così senza una matita. Però, allora, faccio vedere perché già si sta asciugando. Sì, già si è asciugato. Stampa veramente poco. Allora, vediamo. Io non so. Ok. Guardate. Cioè, per come è un rossetto, raga, cioè, direi che si fissa abbastanza bene.
Bello, ci ho amato. Io lo sto adorando questo. Mi sa che ho sbagliato. Perché Astra, vi avevo detto, quando ho visto la storia che ho girato, dove appunto facevo vedere che mi era arrivato rotto, me ne voleva mandare un altro, non pagandolo, però io ho detto di no, perché comunque, bene o male, si può utilizzare, mi dispiaceva. Però. A saperlo, me lo sarei fatto mandare, almeno avrei avuto già la scorta. Belli. Cioè, per dire, raga, state vedendo quante volte mi sto poi con la salviettina truccando e struccando le labbra. Non me le sento assolutamente secche, che mi bruciano. Quindi sia l'hypnotize che questi rossetti comunque. Direi che sono ottime e confortabili. Vado con il numero 3 che... Allora, non è che non mi piace, raga, è carino. Però dagli swatch sembrava più un marroncino. Guardate. Cioè, si applicano, che è una meraviglia. Vabbè. Vabbè, io non riesco ad essere precisa mai. E questo appunto è il numero 3. Ripeto, raga, non è malvagio come colore, è carino, però pensavo che era un marroncino. Non, cioè, devo dire, non lo utilizzerò, no, lo andrò a utilizzare. Però si trova più su un sottotono marroncino, anche se dalla fotocamera lo sembra, però no, è più un malva con una punta di rosso, raga. Cioè, ve lo faccio vedere se dallo swatches magari si percepisce meglio. Guardate, si vede più tende a un malva punta fucsia rosso di tutto e di più. Vabbè, però. Raga, quindi questi sono alcune delle novità, oddio, della nuova collezione di Astra. Alla fine è quasi tutta, manca soltanto il mascara che non ho provato. Direi, conclusione, che sicuramente per loro è un'ottima uscita, veramente sono buoni, ottimi prodotti. A prescindere dalle colorazioni, però usati sia come blush, super pigmentati, facili da sfumare, ovviamente col piccolo accorgimento di applicare prima da una parte e poi dall'altra, perché si fissano subito e poi ovviamente si rischia di fare macchia. Qui ripeto, raga, non so perché abbia fatto un po' di macchia, non avrò forse steso bene il fondotinta, però o sarà stata magari questa colorazione, però le altre colorazioni che le ho provate, non mi ha dato questo problema. Anzi, ho girato anche appunto un video su TikTok dove appunto applicavo il numero 3 e il numero 5 e non c'era stato questo problema. Però, a parte questo, ve li consiglio, sì, costano veramente poco, anche come rossetto sono confortevoli. Si asciugano subito. L'unica cosa, come le vecchie formule di Hypnotize, ho notato che almeno alcune colorazioni che ho testato magari per quelle 3 ore, non le ho provate, non ho fatto un vero e proprio test che magari l'ho tenuto tutta la giornata, però alcune colorazioni vi dico che dopo già la seconda ora, terza ora, non dico che allora non seccano, però mi sentivo, cioè le labbra me le vedevo un po' segnate, però è relativa a questa cosa. È vero che io li ho provati domenica, tenendo appunto quelle 3 ore quando avevo ancora le labbra secche, quindi li riproverò e vi aggiornerò, però ve li consiglio assolutamente. Anche i rossetti, ragà, io non ho provato quelli shimmer, quelli che appunto sono usciti quest'estate, però questi per me sono super approvati. Cioè, io raga, non sento che ho il rossetto,
Le colorazioni sono un po' pochine, spero che andranno ad ampliare, ma secondo me non credo perché purtroppo Astra, io adoro Astra, è veramente un brand economico e che comunque ha cose carine. Si limita però purtroppo a sempre delle limitazioni a livello di colorazioni, in tutto, raga. Gli unici sono le tinte labbra che ha fatto tante colorazioni, le Hypnotize, però su fondotinta. Correttori, sì, è vero, i correttori ha ampliato anche su questi qui, ma sono sempre colorazioni o troppo gialle o troppo aranciate. Di neutro, cioè, almeno a mio parere, ce n'è ben poco, però ripeto. Quindi, raga, nulla, vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate di questa collezione, se l'avete già provata, se vi sta piacendo o se avete intenzione di acquistarla e niente, io vi aspetto, ripeto, giù nei commenti, voglio sapere appunto cosa ne pensate delle colorazioni, soprattutto del numero 1 e del numero 4 indossate sulle labbra, se secondo voi ci sto bene. Io direi proprio di no, però vabbè. Raga, un bacione, al prossimo video, ciao.